Un viaggio al centro dell'universo, alla scoperta di pianeti sconosciuti, di nuove forme di vita, non si sa se intelligenti. Esplorare le galassie in un cosmo infinito per cercare nuovi mondi o quantomeno trovare un po' se stessi. La lunga maratona del Festival Castel dei Mondi di Andria, per questa 20ª edizione, ha fatto tappa anche nello spazio, con lo spettacolo portato in scena per la prima volta in Puglia dai performer Giorgio Bertolotti e Peter Forman. Yuri il cosmonauta, una corsa tra le stelle oltre i confini delle galassie in compagnia di un esploratore dell'altro mondo che con la sua tuta spaziale guida l'equipaggio, che poi è il pubblico della kermesse, in una missione folle, divertente ma anche piena di insidie, che non si sa mai quello che si può trovare quando ci si allontana dal pianeta Terra. Un insieme di emozioni e di situazioni da affrontare tra assenze di gravità, lentezza, solitudine ed eroismo, ma soprattutto voglia di sognare, di crederci, il vero tema fondante di tutta la rappresentazione. Yuri è un po' di tutto, un uomo coraggioso, un eroe o più probabilmente quello che gli altri vedono in lui. È un esploratore del cosmo alla ricerca di quello che il cielo nasconde tra pianeti, scie nebulose e satelliti. Ma Yuri è anche un uomo che ha paura, malinconico e nostalgico, un sognatore ad occhi aperti dietro un casco d'astronauta, o ancora di più un bambino che prova a cercare la via ma spesso la smarrisce, un pagliaccio nel grande circo dell'universo. Yuri è un sognatore, è un bambino, è un eroe, crede di essere un eroe, è un uomo che finalmente riesce a realizzare un sogno, però lo vive sempre con gli occhi di un bambino. E soprattutto Yuri è un clown. Il progetto di Yuri il cosmonauta nasce da un'idea di due artisti che hanno offerto al pubblico del festival uno spettacolo mai visto prima, realizzato attraverso le suggestioni del videomapping. Una sorta di nuova frontiera dell'arte e della tecnologia che consiste nel proiettare immagini in computer grafica su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di proiezione tridimensionale. Qualche anno fa, quando per caso è uscito fuori questo personaggio che viveva nello spazio, e da lì è cresciuto fino ad arrivare a questo spettacolo. Il viaggio intergalattico avviene in una strana navicella spaziale ricreata ad hoc in occasione del Festival Castel dei Mondi nel cortile della chiesa di San Riccardo, nel quartiere di San Valentino. Si chiama l'Igloo, una cupola geodedica autoportante di circa 7 metri di diametro. A bordo, l'esploratore Yuri è in grado di ospitare sino ad un massimo di 45 viaggiatori extratemporali, mentre l'atmosfera respirata al suo interno è semplicemente unica, con un panorama mozzafiato che si può scorgere dalle finestre triangolari della struttura. Io avevo la necessità di creare uno spazio intimo, uno spazio personale di Yuri. Per questo è stata presa la decisione di costruire una navicella spaziale unica, solo per Yuri. È nata con la collaborazione con Peter Forman, con la quale ho collaborato, con cui è nato tutto, è nato lo scenario, la costruzione della navicella, tutta la scenografia. Questo spettacolo è stato creato in Repubblica Ceca, quindi con la collaborazione di tante personalità diverse, di artisti che fanno videomapping a costruttori, artigiani. È stata una bella equipe che ha costruito tutto questo. Il pubblico, equipaggio speciale selezionato appositamente per questa avventura, entra nei sogni di Yuri e parte alla scoperta di un universo infinito. L'esploratore dello spazio guida questa missione con grande eroismo e sprezzo del pericolo, interagendo con i macchinari sofisticati che appaiono magicamente all'interno del razzo. Un'esperienza indimenticabile a giudicare dal buon numero di viaggiatori spaziali registrato nei 4 giorni di presenza al festival. La partecipazione è stata bellissima e secondo me il pubblico veniva sempre non sapendo bene cosa andava incontro, anche perché è uno spettacolo molto particolare, diciamo unico nel suo genere, e quindi le persone non sapevano se era... venivano a vedere circo, teatro, danza, arte contemporanea, e diciamo che questo raccoglie
diverse categorie di spettacolo. È unico. La scoperta di nuovi mondi è solo il fine apparente della missione, che in realtà è un po' una critica alla frenetica vita moderna e ai suoi ritmi insostenibili. Il messaggio per il pubblico, ciò che resta alla fine del viaggio, è un appello alla lentezza, a vivere la vita con più disinvoltura, a piccoli passi e non come atleti di una maratona. Con questo spettacolo volevo trattare dei temi in particolare, che sono i temi fondamentali di tutto il viaggio, che uno è la lentezza. Infatti questo spettacolo, la maggior parte del tempo Yuri, in assenza di gravità, cammina lentamente, le cose succedono lentamente, però si susseguono comunque tantissime cose, ma nella lentezza. E mi piaceva, in un'epoca così veloce, dove siamo tutti sempre con dei ritmi frenetici, cercare di rallentare tutto, almeno per un'ora, di rallentare tutto, e penso che ci siamo riusciti. E tratta anche molto del tema della solitudine. Infatti Yuri è un viaggiatore solitario che si ritrova nello spazio e all'inizio è quello che voleva, che cercava, ma a un certo punto si rende conto che è solo, e quindi in qualche modo cerca di trovare una soluzione a questa situazione. Alla fine del viaggio io chiedo al pubblico anche che quando si alzeranno dalle loro postazioni, da questa navicella, che chiedo di uscire lentamente e di prendersela con calma. E spesso infatti il pubblico non ha questa urgenza, è finito lo spettacolo, andiamo via, anzi rimane ancora in questa bolla che abbiamo creato tutti insieme. Non solo galassie e missioni spaziali, ma la lunga esperienza del festival è stata anche un'immersione nel mondo del teatro, in particolare quello centroeuropeo di marionette del XIX secolo, che ha incantato il pubblico della kermesse con il Wooden Circus della compagnia ceca Carromato. Un circo internazionale ricco di immaginazione, ritmo e sorprese, fatto di acrobati, animali esotici e clown, tutti rigorosamente di legno. Questa è una maniera che facevano prima, quando il teatro di marionette era un teatro per adulti, facevano dei lunghi pezzi teatrali tipo il Fausto o roba così del genere. Allora in intermessi, per intrattenere un po' al pubblico, facevano questi piccoli numeri di divertimenti musicali o circensi, che in quella epoca era anche la età dell'oro del circo. E noi abbiamo preso dei diversi numeri, li abbiamo messo insieme per fare uno spettacolo unico su questa tematica del circo. Uno spettacolo capace di attualizzare la tradizione di un genere teatrale antico, in grado di divertire ed affascinare i bambini così come i più grandi. Le marionette e anche il circo sono diventate uno spettacolo per bambini, è una roba molto moderna, di sempre il circo e anche gli spettacoli così erano per adulti, e i bambini stavano a casa o fuori a giocare, solo che adesso abbiamo riuscito a trovare questo pubblico familiare in quale tutti quanti trovano una cosa che gli piace. Agli adulti piace l'umore, l'ironia, l'abilità, e ai bambini le sorprese e i colpi d'effetti. Tra gli spettacoli di oggi, seconda replica dell'Uomo dal fiore in bocca, rappresentazione teatrale portata in scena da Antonio Memeo e Domenico Tacchio, mentre per la sezione extra al via la maratona Don Quixote, una lettura pubblica collettiva dell'affascinante opera di Miguel de Cervantes per celebrare il 400° anniversario della sua scomparsa. Appuntamento dalle ore 18 nello Chapiteau di Piazza Catuma.